Corriere.it. Siamo col comandante Gallieni. Oggi una giornata importante per commemorare questo milite ignoto. Sì, questa iniziativa, che è una staffetta non competitiva che viene svolta dai ragazzi militari qui al centro, alla villa di comunale di Foggia, è un momento che fa parte delle celebrazioni per il centenario del milite ignoto, che ricade quest'anno il 4 novembre in corrispondenza della giornata nazionale delle Forze Armate. È un momento che abbiamo voluto evidenziare proprio all'interno dell'attività di celebrazione che ci sono attualmente, perché riteniamo opportuno sottolineare questi momenti di unità nazionale e di valori condivisi, sì, della storia nazionale. Questa attività si svolge in contemporanea in tutte le province del Sud Italia che ospitano reparti militari, ed è un'iniziativa promossa dal Comando delle Forze Operative Sud di Napoli. In questo momento 48 militari dei due reggimenti, del 21° reggimento artiglieria e l'11° reggimento genio, si stanno alternando in questa corsa, che è una manifestazione non competitiva, alla quale si possono affiancare anche ragazzi o chiunque lo volesse, per condividere questo momento con noi. Quindi chiunque vuole può unirsi a questa corsa, fare anche un breve tratto simbolico come simbolo di vicinanza alla Forza Armata, ma soprattutto a questo momento di celebrazione nazionale.